da una parte di aver provocato un massacro, dall'altra di aver portato via i beni dello Stato. Cosa risponde Siad Barre a queste accuse? Queste sono infondate, sono chiacchiere che fanno in circolazione elementi di malafede. Io ho costruito la Somalia, non ho distrutto, non ho rubato o ho contribuito il mio avere. L'ho costruito quella che mi è stata donata da vari governi o paesi, e in qualsiasi modo, quanto lascia e Mogadiscio, c'erano tanti di quei regali che sono ore, sono stati ore. Che sono stati, scusi? Oro. Preziosi. Regalatemi da vari capi di Stato, compreso medaglie consegnatemi, ma io non ho mai preso per me, ho sempre messo a posto per le storie del popolo somalo, con la sua proprietà. Ecco, io sono stata a Mogadiscio, mi hanno fatto vedere le banche saccheggiate, mi hanno fatto vedere le chiese distrutte, ho visto la cattedrale con delle scritte anticristiane, mi hanno detto che le hanno scritte i vostri uomini e che le banche erano state saccheggiate dagli uomini di Siad Barre. Hanno fatto loro, questa è la verità. Se non fosse così, cosa hanno fatto agli ospedali, cosa hanno fatto alle infermerie, cosa hanno fatto alle scuole, cosa hanno fatto ai monumenti, cosa hanno fatto, uffici, come hanno fatto, perché saccheggiano così? Quindi Siad Barre giudica assolutamente infondate queste accuse. Non sono infondate, ma Siad Barre costruisce e distrugge, non è logico, non è nemmeno intelligente, non è intelligente. Io ho costruito e lasciai così come era. Tutte erano intatte quando lasciai.